tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair e benvenuti nella mia lavanderia. So che può sembrare molto strano, ma io ho una grandissima passione per le lavanderie, cioè mi piace un sacco anche su Pinterest cercare le lavanderie, una stanza che mi è sempre piaciuta un sacco. E poi qualche mese fa, quando ho fatto in diretta sul profilo West Wing il tour della mia casa, se non l'avete visto niente paura, è sempre linkato nel mio info box, quindi lo potete andare a vedere in ogni momento. Mi ricordo che diversi commenti riguardavano la lavanderia e quindi ho pensato, ma perché non fare un tour della mia lavanderia? Fatalità, oggi l'ho messa in ordine, ho dato una sistemata o cosa, quindi è bello ordinato, lo facciamo vedere. La lavanderia, spero che il video vi piaccia, spero che possa esservi utile, insomma che possa darvi qualche spunto per organizzare o anche decorare la vostra lavanderia. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e venitemi a trovare anche sul mio profilo Instagram, Giovanna Lovison. Questa ovviamente è la nostra lavanderia, è una stanza di discrete dimensioni, è una stanza piccola ovviamente, però è piuttosto spaziosa ed è destinata solamente alla lavanderia. Vi farò fare un tour, nel senso che vi mostrerò la stanza, vi farò vedere come l'abbiamo arredata, organizzata e tutto, ma vi mostrerò anche tutto quello che c'è all'interno delle ante, insomma, degli armadietti. Per quante più cose possibili vi linkerò anche qui sotto nell'info box i riferimenti, non lo so, dello stendino, dei contenitori, della lavatrice, dell'asciugatrice, del quadro, insomma di tutte queste cose qua. Quindi come sempre non dimenticate di dare un'occhiata qui sotto nell'info box. Come per tutto il resto della casa, anche qui ovviamente non siamo stati noi a scegliere i rivestimenti, i dettagli, i colori. Noi abbiamo comprato la casa direttamente dal costruttore, ma la casa era già stata finita, era pronta, chiave in mano praticamente, quindi purtroppo non abbiamo scelto noi personalmente, non lo so, il battiscopa, le porte, i pavimenti, le piastrelle. Da un lato dico purtroppo perché ci sono delle cose che noi non avremmo assolutamente scelto identiche, cioè avremmo sicuramente scelto porte diverse, battiscopi diversi, soprattutto pavimento decisamente diverso, però dall'altro lato ci è andata bene perché comunque insomma tutto sommato non ci sono capitate cose che ci sentiamo di dire oh mio Dio, questa cosa in casa non mi piace proprio, quindi insomma dai, ci è andata bene. La lavanderia è l'unica stanza della casa che ha una pavimentazione piastrelle, tutte le altre stanze, bagni inclusi, lì dico per fortuna, hanno invece la pavimentazione in parquet, in legno. Ora prendo in mano la videocamera così vi mostro tutto e vi sarà più semplice farvi fare un giro. Allora, questa è la stanza lavanderia, è la prima stanza del corridoio a cui si accede arrivando dalla zona giorno. Se vedete il riflesso qui sul quadro della ring light è perché sono le 9 di sera e quindi questa stanza in più è cieca, quindi mi serve un aiuto in più per l'illuminazione. Allora, la stanza come potete vedere è sviluppata in lungo. A terra ci sono questi piastrelloni che credo siano 60x60 di dimensione, hanno questo colore grigio un po' effetto cemento, non è proprio il mio gusto, come dicevo prima ci sono delle cose che non mi fanno impazzire, però insomma non poteva anche andarmi peggio, potevano anche avere un colore più improbabile. Quando noi abbiamo preso casa, l'unica cosa che c'era in questa stanza era questa lavella qui attaccata al muro, e come vedete qui dietro c'è nello stesso materiale del pavimento è stato fatto un rivestimento a mezza altezza del muro. Le piastrelle sono un po' diverse a livello di dimensione, però a livello di colore è la stessa identica cosa, quindi l'unica cosa che ci siamo trovati qui è stata questa lavella piazzata, fissata qui. Inizialmente non mi piace la lavella di plastica, è una cosa che non mi è mai piaciuta, però inizialmente abbiamo deciso di tenerla e di lavorare attorno a questa lavella. Abbiamo sia l'asciugatrice che la lavatrice, che sono Bosch serie 6, ve le linko qui sotto nell'info box, ci troviamo molto molto bene. Questa è la scelta di mio papà perché è lui insomma diciamo
il mago del settore, quindi le ha scelte lui per noi, gli abbiamo dato carta bianca sugli elettrodomestici e niente, quando è stato il momento di arredare la lavanderia, ho sempre saputo che avrei voluto arredarla all'americana, all'anglosassone, diciamo un po' quello che vogliamo. Qual è stato il modo più semplice, veloce soprattutto, ma anche economico per realizzare questa cosa? È stato utilizzare gli strumenti che IKEA metteva a disposizione. I mobili che vedete qui fanno tutti parte della linea cucina di IKEA. Abbiamo la fortuna che questa parete è lunga 2,40 m, 6, 12, 18, 24, sono perfetti 4 moduli da 60 e quindi ci stava tutto quanto. Con l'aiuto visto che le misure comunque erano molto lineari, con l'aiuto dello strumento planner di IKEA che trovate sul sito IKEA, abbiamo deciso la disposizione dei mobili. Vi linko qui sotto se ancora disponibile il modello, l'anta, i dettagli e tutto quanto, e abbiamo optato per 3 pensili singoli, quindi moduli da 6, 12, 18, esattamente allineati diciamo ai moduli che abbiamo sotto, e qui invece da questa parte volevamo arredare quasi a tutta altezza diciamo, e abbiamo acquistato questa che è una colonna frigo. Siamo andati da IKEA con il progetto che avevamo elaborato, abbiamo fatto l'ordine, i pezzi erano tutti disponibili, parliamo di era pre-Covid, quando ancora si trovavano tranquillamente le cose nei negozi, adesso so che è molto più complicato, e anche qui di nuovo mio papà è stato fantastico, perché un giorno finché noi eravamo a lavoro ha montato quasi tutto, insomma. Il dubbio è riguardato sempre la lavella, perché cosa volevo fare io, cosa vorrei ancora fare? Non ci sono dei problemi, ora vi spiego. Volevo acquistare sempre della gamma cucina un modulo lavandino da inserire qui per sostituire questa bruttura di plastica e prendere poi un piano come se fosse proprio una cucina da inserire qui sopra, per lasciando poi a vista gli elettrodomestici, senza sportello perché mi piace comunque vederli a vista, però fare un piano come se fosse una cucina. Il problema qui è stato ed è principalmente questo, ok, che non so se vedete, però ci sono questi i cavi, insomma la presa elettrica è qui in alto, quindi io non riuscirei a inserire un piano fino al muro praticamente, dovrei lasciare qua un centimetro per far passare i cavi. E cosa succede? Che se lasci un centimetro dietro, a parte che esteticamente la cosa non viene così carina, ma rischi che ti corra, che ti cada giù qualcosa e poi un macello da tirare fuori, quindi insomma ci siamo resi conto che a livello operativo non è che sia la cosa più comoda. Mi piacerebbe una bella vasca di ceramica nel lavandino e poi due cassettoni mi piacerebbero in verticale, in orizzontale sotto, non lo so, vediamo, è ancora un po' un work in progress. Mi rendo conto che così non è bellissimo, ma forse è davvero la cosa più funzionale. E nella parete di fondo abbiamo appeso questo quadro, questa di nuovo è una cornice IKEA, è la stessa cornice che abbiamo ne abbiamo diverse nella zona giorno, e abbiamo preso questa stampa qui, molto bella, proprio a tema lavanderia, con tutti questi simboli da lavaggio. L'abbiamo preso su un sito che si chiama Kunststop Lavan o qualcosa del genere, non lo so ben pronunciare, non me lo ricordo molto bene, comunque controllerò se la stampa è ancora disponibile e ve la linko qui sotto. A me piace da morire questo quadro perché c'erano queste due pareti molto grandi e mi piace il fatto che sia sicuramente un quadro a tema con la lavanderia, infatti ci ho messo un po' a trovare uno che mi piacesse, ma anche poi trovo che riempia l'ambiente molto bene, insomma molto, molto carino secondo me. A livello di lampadario qui abbiamo un altro articolo di IKEA, questo è un lampadario lanterna, di nuovo ve lo linko qui sotto nell'info box. Gli stendini che sono qui sono gli stendini migliori dell'universo. Allora, questo qui è vecchio come il cucco, è uno stendino a torre di IKEA. Io quando non ce l'ho in uso o quando non ho bisogno che sia aperto tutto, lo tengo così aperto a metà, così ho più spazio per muovermi in lavanderia. Ma è uno di quegli stendini che ha sezione quadrata, quindi vedete,
tutto aperto, raddoppia le sue dimensioni. L'abbiamo traslocato da Torino, l'avevamo comprato da Ikea nel 2011 quando ci siamo trasferiti a Torino, poi è sparito dal sito Ikea, era andato fuori produzione, ora è stato sostituito da una versione molto simile che vi linko qui sotto nell'info box. Mi piace che sia leggero ma comunque resistente e comunque molto pulito nelle linee, non è grosso, è molto sottile ed è bianco, quindi abbastanza sfuggente. Questo qui invece, non ricordo il nome esatto, ma di nuovo ve lo linko qui sotto, è uno stendino di Foppa Pedretti. Ho preso questo stendino per due motivi. Primo, l'abbinamento bianco e nero secondo me lo rende spaziale, è difficile trovarlo col profilo nero perché si trova sempre con i legni, in realtà è legno anche questo, ma è Vengue talmente scuro che sembra nero. E quindi quando l'ho visto mi sono innamorata, non l'avrei preso con il legno, ma quando ho visto questo ho detto è il mio. Questo è praticamente il nostro stendino accessorio, eccolo qua. Intanto mi piace il fatto che si sviluppi in lungo, quindi riesco sia, se non è aperto del tutto, fatalità, ad incastrarlo qui senza che mi si intralci l'apertura della porta e senza che si intralci l'altro stendino. Poi se ho bisogno di spazio in più posso aprire queste alette, una di qua, una di là, qui si riesce a stendere anche la roba lunga perché non c'è ingombro. Poi ci sono anche queste quattro, due sopra, due sotto, queste quattro griglie per stendere altre cose, quindi lo posso aprire, renderlo ingombrante o compatto in base a quanta roba ho da stendere. Qui sopra ci sono due ceste, sapete che sono pazza per il rattan, quindi questo non stupirà nessuno. Questa qui è di Ikea e contiene delle cose che uso normalmente per quando uso la lavatrice o l'asciugatrice. Ci sono qui le palline di lana per l'asciugatrice, i sacchetti di rete per lavare le cose delicate, la lingerie, c'è questa spazzola che uso a volte per spazzolare i capi, insomma ci sono un po' di cose che mi aiutano nel fare il bucato. E questo cesto grande e piatto invece lo uso per piegare le cose che devono essere stirate, quindi per impilare tutto. Lo stiro è stato concluso ieri sera, quindi qui non c'è niente, evento più unico che raro, perché altrimenti vedreste la pila di cose qui. Passiamo agli armadietti. Allora inizio da qui, da sinistra. Allora, in questo primo armadietto tengo il ferro da stiro, che è un ferro da stiro Roventa, è tutto in uno, qui c'è la caldaia e sopra c'è il ferro, mi trovo veramente molto bene. Dietro c'è il merito per lo stiro delle cose più ostiche e qua ci sono due calzini che aspettano di essere accoppiati. Io non perdo mai i calzini, non so come mai si dice sempre che si perdono i calzini. Questi sono semplicemente calzini che magari tengo da parte perché l'altro si è rotto e quindi uno lo butto via e l'altro lo tengo perché in attesa che se ne rompa altri e possa creare la coppia. Qui invece ci sono le scorte di interessantissimo Scottex e carta igienica e sopra invece ci sono un paio di vasi che non ho in uso al momento, un paio di candele, dietro c'è un vecchio diffusore di essenze se non ricordo male. Quindi questo è il primo armadietto. Questo qui centrale invece è un po' più fitto e denso di roba, ok? Qui sotto ci sono altri cesti di rattan, questi sono sempre quelli Ikea. In questo qui ci sono le pezze di microfibra di scorta, vi ho già parlato di queste pezze di microfibra molto di recente, sono le mie preferite, soprattutto non hanno colori fluo. In questo secondo cesto invece ci sono tutti i prodotti che hanno a che fare con i profumi per la casa. Ci sono i vari Deox, Ambipur, questi foglietti assorbi odori per la scarpiera, il Pur Essentiel, c'è il Deox, c'è lo Zoflora, c'è il Pumilene Spray, ci sono i prodotti che uso per pulire l'argento. Gioielli d'argento, oppure il prodotto che uso per pulire le borse di pelle. Questa è la colla per i puzzle, non so cosa ci faccia qui, le ricariche Air Wick per i profumatori, insomma tutte queste cose qui. Vi linko qui sopra il video che ho dedicato ai miei prodotti per la casa preferiti, inclusi tanti di questi, così se ve lo siete perso potete andare a dare un'occhiata. Questi cestini sono comodi perché li tiro fuori, li metto dentro, insomma ci metto un attimo. Questi invece sono tutti detersivi per la lavatrice, ok? Sono appassionata, come potete vedere, di spuma di champagne, detersivo classico, quello per il bianco, quello per i neri,
Poi abbiamo la mia scorta infinita di ammorbidenti coccolino, lavanda selvatica e menta. Qui c'è la versione all'ylang ylang che vi avevo detto avevo preso per sbaglio, ma non mi piace. Detersivi per capi delicati, igienizzante capi, sfeltro per quando capita di rovinare qualche capo in lana, questo è eccezionale. Dietro ci sono delle scorte di aceto di alcol, insomma tutto quello che riguarda la lavatrice, insomma il lavaggio dei capi. Lì sopra c'è una bacinella rosa, sopra c'è un rotolo di pellicole, quelle per pellicole, queste qua, scusate, mi stavo dimenticando, queste pellicole trasparenti che si mettono all'interno dei mobili per proteggere le superfici. Io ce le ho dappertutto, le ho in cucina ma le ho anche qui in lavanderia, non c'è superficie che non abbia la sua, vedete, la sua protezione di plastica. Lì ce n'è un rotolo in più, lì ci sono due filtri per la macchina dell'aria, insomma cose del genere. Di qua invece c'è un po' di caos, questo è l'armadietto che mi piace di meno. Allora, qui sotto ci sono tutti i prodotti che riguardano la pulizia delle scarpe, quindi lucido, patina, patina spazzole, patina quella molto spessa, patina trasparente, insomma c'è un po' di tutto. Qui c'è un altro cestino invece, qui c'è la spazzola per pulire i capi, per togliere i pelucchi. Qui invece c'è una scatola mista che contiene un paio di lavette, sono queste, ne ho appesa una qui con il gancetto per asciugarsi le mani e qui ne ho altre due, queste sono di H&M Home, sono molto carine queste lavette. Qui abbiamo il kit da cucito, un sapone di Marsiglia, la spugna magica, la gomma magica di Mastrolindo, lo sbianca e smacchia, il leva pelucchi elettrico che per me non può mancare mai, e poi ci sono tutti questi flaconcini di smacchiatori per macchie specifiche. Avete presente quelli che si usano per ogni tipo di macchia, insomma in base alla macchia usate uno smacchiatore specifico, li ho tutti, come potete vedere ho la collezione completa. Qui dietro invece ci sono dei guanti di gomma di pulizie che per le pulizie che nascondo qua perché li uso io, poi ci arriviamo. Questo invece è il ripiano medicine, io lo odio, lo detesto, ma per il momento è l'organizzazione migliore che ci è venuta in mente. Queste sono semplicemente, prendo la mia, delle scatole di Sephora che abbiamo adibito a contenitori per medicine, le abbiamo divisi per tipologia, ok? Io sono talmente fortunata che ho addirittura la mia scatola. Ripeto, non mi piace come metodo, però piuttosto che avere quei contenitori giganti pieni di medicine dove dovete scavare e non sapete mai dov'è la cosa che cercate, ci è sembrato un metodo insomma tutto sommato non male. Poi qui ci sono delle cose più grosse che teniamo a lato. Lì sopra invece c'è una ricarica di profumatore Dr. Vrange Ginger Lime, quella invece è la macchinetta, la lavatrice ad ultrasuoni, non so se avete presente cos'è questo tipo di aggeggio. È una lavatrice appunto che funziona, mettete dentro acqua, una goccia di detergente, quello specifico, quello lì rosa, dell'acqua, immergete l'oggetto che volete pulire, che può essere un orologio, gioielli, occhiali da vista da sole, una dentiera, insomma piccole cose, mazzi di chiavi, e grazie agli ultrasuoni verrà via tutta la sporcizia. Io lo uso spesso, però la tengo qua. Poi lì c'è una vasca bianca di Ikea dove ci sono... No, lì c'è il coso. Lì dentro c'è il... come si chiama? L'aerosol. E lì dietro, nascoste dietro, ci sono tutte le cose che riguardano le zanzare. Qui sotto invece, sotto la lavella, vi faccio vedere. Allora, questo è un tappeto Ikea. No, bugia. Questo è un tappeto Primark. Non mi piace tanto, però è perfetto perché, guardate, calza a perfezione qui dentro. Ed è di quel tessuto... di microfibra, ma vedete che è di quei materiali che si schiacciano un po' cicciotti, ed è, va benissimo in questo punto, quindi non l'ho mai sostituito, anche se non è molto bello perché è pratico. Sotto qui ci sono tutti quanti, la maggior parte, dei detersivi. Ok, questo potrebbe essere un po', non dico l'armadio della vergogna, però il posto che mi piace meno della casa perché è tutto colorato. Guardate che roba mi sta venendo già
così un attacco isterico. Niente, questi sono tutti i nostri detersivi, ok? Niente di interessante. Gli Swiffer, tiracqua, detersivi sgrassatori, annetravici, vetri, pavimenti, marmo, schermi TV, tutto quello che volete. E queste sono tutte le pezze brutte, vedete, colorate, che accetto che siano colorate perché non sono quelle che uso io, sono quelle che usa la signora che ci dà una mano in casa. Questi sono i guanti che usa lei, le pezze che sono insomma divise in base al materiale, tutto, e per quello io tengo dei guanti là sopra, perché so che quelli sopra sono i miei e non faccio confusione con le sue cose. Qui abbiamo il mostro, il colonnone, ok? Allora, lì in alto c'è un'anta piccola dove c'è Stanley. Stanley è la cassetta per gli attrezzi. Perché si chiama Stanley? Perché è del brand Stanley, che è il brand americano di attrezzi, vedete? E di scatole, di borse, di custodie per gli attrezzi, quindi la chiamiamo semplicemente Stanley. E poi lì ci sono delle altre scatole con dei ricambi, insomma, vedete, pile, feltrini, bla bla bla. Insomma, abbiamo adottato lo stesso metodo per le medicine. Qui invece nella colonna più grande ci sono le cose più lunghe e ingombranti, che detta così sembra una cosa chissà che interessante, ma in realtà no. Vedete, questo è quanto. Qui sopra c'è una mensola. E questo poi è tutto il resto. Sotto ce n'è un'altra. Allora, qui sotto c'è la borsa da calcetto di Marco, che è andata in pensione perché con il Covid non è più andato a giocare a calcetto, le sue scarpe da calcio. Qui sopra invece, nel vano più grande, ci sono le cose ingombranti, quindi qui c'è il ferro da stiro, anche questo è Foppa Pedretti, ve lo linko qui sotto, non ricordo ora a memoria il modello. Poi c'è il mocio, io adoro questo qui a pedale, vedete? Qui il cestello gira un po' tipo il lava insalata, la centrifuga per l'insalata, e vi strizza il mocio. Poi qui c'è il nostro Dyson con tutti i bei balocchi di polvere, quella roba bianca che vedete lì sono dei residui di un fazzoletto che era rimasto intrappolato nella lavatrice, quindi ha creato tutto quel disastro. Questo è il Dyson V10. E poi dietro ci sono i pali, insomma, dello Swiffer, questo qua, quello verde per i pavimenti, lo Swiffer invece per le zone alte, del mocio, il palo del mocio, una paletta con la sua scopina, quindi qui è dove teniamo tutte queste cose qui. Qui sopra c'è un altro ripiano con altri due cestini. Qui ci sono tutte le scorte delle pastiglie per la lavastoviglie, le compro col Black Friday quando costano la metà e mi durano per tutto l'anno. Dietro c'è un barattolo di pittura ammonite di Farro Gwenbolle, un altro di paio è avanzato, è nuovo, e dietro lì ci sono un altro paio di colori, insomma, di cose che abbiamo usato per decorare. In quest'altro cestino ci sono tutti gli accessori per il Dyson. Ok, quindi la spazzola da parquet, il ficcanaso, la spazzolina piccola, insomma tutte queste cose qui. E dietro sì, ci sono un paio di contenitori vuoti che non ho ancora utilizzato. E niente, direi basta, questa è la mia lavanderia. Penso che il video durerà un po' più del previsto perché io come al solito bla 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 bla, sapete che non mi tengo, ogni volta che c'è da chiacchierare io non mi tiro mai indietro. Però niente, spero che il video vi sia piaciuto, che possa magari aver soddisfatto la vostra curiosità. Io lo dico perché io sono curiosa, io se vedessi un video dedicato al tour di una lavanderia di una youtuber che seguo, io diventerei matta, io lo guarderei molto volentieri, quindi spero che possa essere lo stesso anche per voi. E niente ragazzi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un bel pollicione e fatemi sapere se avete qualche spunto, idea interessante per l'organizzazione delle lavanderie o cosa, perché mi farebbe molto piacere. E ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto potete farlo cliccando su questo bottone con la mia faccia. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi mando un bacione grande, ciao!